Il 28 giugno 1914 l'arciduca Francesco Ferdinando è in visita a Sarajevo dopo l'annessione della Bosnia-Erzegovina all'Austria-Ungheria. La città è in festa per l'arrivo dell'erede al trono asburgico. Ma la Mano Nera, un'associazione segreta di base in Serbia con l'aiuto della Giovane Bosnia, un'associazione nazionalista della regione, vogliono fare di quella mattina Sarajevo una giornata storica. Gavrilo Princip, uno studente membro della Giovane Bosnia e armato dalla Mano Nera, si avvicina alla macchina dell'arciduca e di sua moglie, una Greifensteif decapotabile. In mano tiene una pistola. Succede tutto in pochi secondi. Francesco Ferdinando e sua moglie, Sofia Čotić Mončotkova, vengono assassinati. Ma quello che potrebbe sembrare l'ennesimo attentato contro i regnanti e i governanti d'Europa, non è come tutti gli altri. Il governo dell'Austria-Ungheria, dopo un primo momento di shock, punta il dito contro la Serbia, il piccolo e bellicoso stato balcanico, accusato di aver finanziato gli atti di Sarajevo. Ed è qui che tutte le tensioni che stanno montando da decenni esplodono. La divisione in blocchi tra la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, la corsa agli armamenti, i rapporti tesi tra le grandi potenze, le spinte belliciste dei protagonisti europei, tutto è pronto per un grande scontro. Quello che si sta definendo è il primo conflitto totale sul suolo del vecchio continente, dai tempi delle guerre napoleoniche. I grandi imperi del mondo si preparano alla guerra. L'Austria-Ungheria prende l'iniziativa inviando il 23 luglio un ultimatum alla Serbia. Alla fine della lista di richieste campeggia la minaccia che, se non rispettato del tutto, l'impero austriaco avrebbe attaccato il piccolo stato balcanico. La Serbia però ha un grande alleato. L'impero russo sa che l'Austria sta cercando solo una scusa per punire Belgrado e portarla nella sua sfera di influenza. Lo zar Nicola II annuncia che supporterà la Serbia persino se volesse dire guerra. Forte del supporto russo, la Serbia rifiuta in parte l'ultimatum austriaco, specialmente la clausola in cui dei funzionari imperiali avrebbero dovuto partecipare alle indagini sui mandanti dell'attentato. L'Austria non è soddisfatta. Belgrado alla fine è così vicina e la Russia aveva dimostrato contro il Giappone di non essere una grande minaccia. Il 28 luglio, ad un mese esatto dall'attentato di Sarajevo, l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. Il governo russo decide di tenere fede ai patti. Subito dopo l'arrivo della notizia dell'attacco a Belgrado, inizia la mobilitazione delle forze armate. Il processo di mobilitazione dell'impero russo, vista la sua vastità, è lungo e complesso. I generali zaristi, inoltre, decidono di schierare l'esercito su tutto il confine occidentale, e quindi anche sul confine tedesco. Il Reich non è affatto contento di questa scelta. L'esercito russo è uno dei più grandi al mondo e, nonostante il fiasco giapponese, è un nemico di tutto rispetto. La mobilitazione della Russia è vista come un atto di ostilità da Berlino. Il 31 luglio la Germania invia un ultimatum a Pietrogrado, intimando la fine dei preparativi bellici. Non arriva risposta, ed in linguaggio internazionale questo vuol dire che l'impero russo non ha intenzione di ascoltare il Reich. Il 1 agosto, a 24 ore dall'ultimatum, la Germania dichiara guerra alla Russia e il giorno stesso la Francia è chiamata a rispettare l'alleanza militare che la lega all'impero. L'esercito francese inizia a mobilitarsi. Il Kaiser comincia a sentirsi circondato. Viene inviato un ultimatum anche alla Francia, ma non c'è risposta. Il 3 agosto la dichiarazione di guerra raggiunge Parigi. L'iniziativa del governo tedesco rimane abbastanza inspiegabile. Perché dichiarare guerra a destra e a manca senza cercare una soluzione diplomatica? Tutto questo per un incidente sì grave, ma non da causare il conflitto che va delineandosi. La fedeltà all'Austria è il primo dei motivi. Il secondo è sicuramente il complesso di accerchiamento di cui soffre la Germania Guglielmina. Infatti il Kaiser dal 1894 è in perenne ansia per l'alleanza franco-russa. Ma probabilmente il motivo più importante è che l'alto comando tedesco ha un piano per gestire una guerra su due fronti. Alfred von Schlieffen è il suo ideatore. Il piano Schlieffen si basa sulla rapidità e su un concetto: attaccare prima la Francia e poi la Russia. Per arrivare a Parigi, secondo il piano, però, i tedeschi devono passare per Bruxelles. Il 4 agosto le truppe tedesche passano il confine del Belgio neutrale. La rapidità necessaria del piano Schlieffen non ha permesso in alcun modo alla diplomazia di poter calmare le acque. La guerra è certezza. È il momento dei cannoni di agosto. L'impero britannico, fino a quel momento mero osservatore, dopo l'invasione del Belgio capisce che la Germania sa cosa sta facendo. Non è possibile permettere al Kaiser di vincere. Sempre il 4 agosto la Gran Bretagna dichiara guerra al Reich. Il motivo ufficiale è la violazione della neutralità del Belgio, sancita da un trattato internazionale che la Germania, allora Prussia, aveva firmato nel lontano 1839. Questo è un vero smacco per il Kaiser. L'entrata in guerra dell'impero britannico non era stata preventivata dal piano Schlieffen e inoltre non era stata presa in considerazione la reazione dell'opinione pubblica inglese a quello che diventerà noto come lo stupro del Belgio.
La propaganda interventista inglese ha gioco facile nel descrivere ogni azione dell'esercito invasore come violenta e depravata. I pacifisti spariscono rapidamente dalla scena. In questa fase iniziale, i vari governi, i re, i primi ministri, gli imperatori, i presidenti, sottovalutano ancora l'entità del conflitto, essendo ancora convinti che sarà uno scontro breve ma decisivo. All'inizio sembra che la guerra, tanto voluta da una parte del pubblico e della politica, sia davvero la cura che tutti i governi stanno cercando dall'inizio del Novecento. Il richiamo patriottico e nazionalista zittisce i pacifisti e rende tutti i governi più solidi. Le forze socialiste, di solito caratterizzate da idee pacifiste e internazionaliste, non ripudiano quello che è visto come il dovere di un patriota, l'unione sacra. Il concetto è molto semplice. Davanti a un rischio esistenziale per la nazione, tutti i partiti si riuniscono per difendere lo Stato. La guerra è uno di questi rischi. I capi della socialdemocrazia tedesca e austro-ungarica decidono di votare nei rispettivi parlamenti a favore dei crediti di guerra. Per loro il vero pericolo è un'eventuale vittoria zarista. Jean Jaurès, il capo dei socialisti francesi, viene assassinato il 31 luglio da un fanatico nazionalista. Il messaggio è forte e chiaro. Da quel momento in poi i socialisti francesi si allineano al governo. I laburisti inglesi rinunciano, come i socialisti continentali, a manifestazioni di protesta ed entrano poco dopo nel governo. La Seconda Internazionale, nata come simbolo di solidarietà dei lavoratori e fortemente pacifista, cessa di esistere. Non è più tempo di voci di dissenso o pacifismi. Chi è contro la guerra è contro lo Stato. È iniziato ora il primo grande scontro europeo dei tempi moderni. Ha inizio la Prima Guerra Mondiale.